Abbiamo il piacere di avere al telefono il Presidente Vrenna dopo lo stupendo pareggio ottenuto in quel di Verona. Presidente, si ritiene soddisfatto della prova e di questo punto conquistato in un campo difficilissimo? Soddisfattissimo in un campo difficile come quello di Verona, una squadra importante che abbiamo messo anche in difficoltà, poi alla fine il pareggio mi sembra giusto. Siamo andati in vantaggio allo scadere del primo tempo e purtroppo proprio nell'ultimo minuto di recupero i veronesi ci hanno raggiunti. Ci ha lasciato un po' l'amaro in bocca questo pareggio. La mano in bocca perché poi è venuta anche su una punizione, quindi non è che abbiamo subito un gol su azione. Una battuta da Hilton, bravissimo perché è uno specialista e ha buttato il pallone nel set. Comunque poi alla fine il pareggio va bene e penso che muovere la classifica è la cosa più importante. Noi abbiamo seguito la radiocronaca e il cronista dell'incontro ha parlato molto bene del Crotone, di un Crotone che teneva il campo alla perfezione e che faceva la partita e che era anche in diversi tratti della gara più tonico, più fresco fisicamente. È stata questa l'arma vincente del nostro Crotone? Ma l'arma vincente sicuramente è la tonicità e anche il carattere di questi ragazzi, che giocando anche bene siamo stati per quasi tutta l'intera partita a tenere noi il pallino del gioco e su questo devo fare i complimenti a tutti i ragazzi che con grossi sacrifici stanno cercando di fare diciamo più punti possibili. Un peccato perché su una punizione subire il pareggio, perché se andavamo magari col vantaggio negli spogliatoi nel secondo tempo potevamo anche portare la partita a casa. Gasperini ci aveva detto che temeva il fatto che l'arbitro distribuisse, gli arbitri in generale distribuissero i cartellini gialli a loro piacimento. Ne abbiamo pagate le conseguenze anche in questa gara. Quattro ammoniti ed un espulso. Non sono troppi, Presidente? Mi sembra che sono anche troppi, comunque alla fine per il gioco che è la Serie B capita anche avere espulsioni e ammonizioni, che poi è anche un gioco che si fa maschio, no? A livello di partite. È importante che poi i risultati siano a vantaggio del Crotone. Sono contento di questo pareggio, ripeto. Venuto a Verona e spero di aver fatto felici tanti calabresi, tanti crotonesi Ce che n'erano sono tanti lì qui a a Verona, eh? Verona. Ce n'erano Sì. moltissimi a Verona, Come Presidente. no, tantissimo. E ora ci aspetta un'altra trasferta, quella di Terni, diciamo sulla carta un po' più abbordabile, anche se tutte le partite hanno No, una storia particolare. Sì, è tutte le partite vero, è vero. sono difficili, quindi non è che c'è il discorso di avere una partita più semplice e un'altra più difficile. Infatti noi siamo domenica abbiamo incappato in un pareggio a Pescara, abbiamo perso a Catanzaro, cioè diciamo che queste partite sono difficilissime. Andiamo a Terni con la consapevolezza di incontrare una buona squadra. E con i 20 punti che sono importantissimi in classifica, noi facciamo sempre, penso che sia giusto anche così, fare i paragoni con il campionato dell'anno scorso. 20 punti sono veramente tanti e pesanti in questo momento del campionato. Come no, sono pesanti e sono anche tanti, però potrebbero essere anche pochi, no? Ma ci sono ancora tantissime partite, Presidente. Sì, Lo so, mancano altre dobbiamo partite. essere egoisti, lo so, perché dobbiamo fare sempre più punti possibili, questo è poco ma Sì, sicuro. dobbiamo fare più punti possibile, la cosa più importante. Per chiudere, Presidente, la squadra ritorna lunedì e poi subito al lavoro. Continuerete ad allenarvi lì alla struttura così chiamata e detta di Villaggiose perché il campo, il terreno di gioco, meglio ancora, sta per essere rifatto e finalmente avremo anche qui a Crotone un terreno di gioco all'altezza della situazione, giustamente per le doti tecniche della nostra squadra. Io spero che abbiamo la possibilità anche di farci la doccia, perché mi sembra di tornare un po' indietro quando giocavamo in prima categoria che avevamo il terreno di gioco a disposizione. Adesso abbiamo un
terreno di gioco che quello villaggioso, però ancora senza gli spogliatoi. Quindi i ragazzi si vanno a allenare e poi alla fine tutti in macchina a farsi la doccia a lezione uscita. Presidente, chiudiamo con questo. Diamo 7 a tutto il gruppo, un 7 più a chi lo potremmo dare, oltre che al Presidente? No, vabbè. Presidente, no, non si sbilancia, Presidente? Ma un 7 più, diciamo, anche ai tifosi. Questo bravissimo. Io lo darei ai tifosi, al pubblico. Perfetto. Con la speranza che contro il Rimini, quando ritorneremo in casa, sia ancora più numeroso. Sì, nel posticipo giocheremo lunedì contro il Rimini e speriamo che siamo più numerosi e a dare forza a questa squadra, che tutti quanti vorremmo dare grosse soddisfazioni al nostro pubblico. E noi ce l'aspettiamo queste soddisfazioni, Presidente. Va bene. Grazie, a risentirci.